thank <music> you Buonasera a tutti i telespettatori di Le Fonti TV e ben ritrovati. Continuano gli appuntamenti televisivi dei Le Fonti Awards, appuntamenti dedicati al riconoscimento e alla celebrazione di importanti realtà del nostro paese, che si sono distinte naturalmente in, nel contesto imprenditoriale. Tra le finaliste che si sono distinte nel panorama attuale, oggi avremo modo di celebrare una realtà decisamente interessante. Ma ora non perdiamo altro tempo e andiamo direttamente alla premiazione. Macro categoria imprese, categoria banche e finanza. Il premio è quello di società di gestione dell'anno istituzionali e andiamo a leggere la motivazione per l'impegno costante nell'offrire ai clienti rendimenti sostenibili a lungo termine sulle solide basi di attivi di qualità, per l'ampia expertise e per l'eccellente squadra di professionisti a supporto. Il premio va a BNP Paribas Asset Management. E ritira il premio, la vediamo in studio con me, la ringrazio per essere qui. Marina Gatti, Senior Sales Wholesale Institutional Team BNP Paribas Asset Management France. Grazie per essere qui. Grazie e buongiorno a tutti. Naturalmente, complimenti per il premio che è qui accanto a lei, dopo ovviamente sarà suo definitivamente. Cosa significa questo riconoscimento per voi? Ma siamo ovviamente molto contenti di questo riconoscimento per il nostro impegno verso gli investitori istituzionali in Italia. Lavoriamo, siamo presenti in Italia su questo segmento da oltre 20 anni e abbiamo firmato il primo mandato con un importante fondo pensione e da allora il mondo previdenziale è uno dei nostri focus. Poi ovviamente nel tempo abbiamo sviluppato ottime relazioni con le fondazioni bancarie, le, eh, le aziende, le tesorerie di grandi aziende in, co in cooperazione con la banca e, co e ovviamente col mondo assicurativo. Certo, quindi insomma l'abbiamo sentito anche dal premio istituzionale, quindi eh, tutta una serie di sinergie di rete che si è venuta a creare. Io volevo proprio partire da quello che è accaduto negli ultimi anni no? per fare un po' il passaggio. Tra il passato e il futuro, anche riagganciandomi a ciò che abbiamo sentito nella motivazione, intanto l'impegno costante nell'offrire i vostri servizi ai clienti. Allora parliamo un po' dell'evoluzione del mercato. Sì, indubbiamente in questi vent'anni e più, eh, le esigenze degli investitori istituzionali si sono, si sono evolute e si sono modificate. Ultimamente abbiamo visto un grosso interesse verso la sostenibilità, gli investimenti alternativi e molto di recente gli, le strategie tematiche per dare giusto un'idea dei dati eh, rispetto alla sostenibilità, se guardiamo ai sondaggi annuali del Forum per la finanza sostenibile mh, presso gli investitori previdenziali, nel 2015 solo il 42% degli intervistati dichiarava di implementare strategie sostenibili. Nel 2020 questa percentuale era già salita al 62%, quindi un netto un netto aumento, certo. Se guardiamo agli investimenti alternativi, dai dati elaborati da una ricerca di mondo institutional, anche lì sul mondo previdenziale, in due anni, quindi a fine 2018 gli investimenti alternativi rappresentavano 7 miliardi circa. Nel 2020 erano già quasi 11 miliardi, quindi un aumento molto importante in questi ultimi due anni. Insomma, una presa di coscienza importante, quella che si è vista appunto in questi due anni come ci conferma, ci conferma lei, eh, sempre nella motivazione abbiamo letto ovviamente l'ampia expertise grazie a un team di professionisti, questo insomma è sempre doveroso sottolinearlo perché parlavamo prima di sinergie quindi in parallelo c'è anche il tutto il tema del team, Beh, a questo punto d'ora in avanti cosa succederà anche alla luce di questi risultati consolidati che lei ci ha... Riportato? Allora, eh, questa evoluzione di mercato corrisponde alla, allo sviluppo della nostra strategia, per esempio in materia di sostenibilità. Quindi racconto un po' del passato per arrivare certo. a quello certo. che stiamo facendo ora. Sì, sì. E rispetto alla sostenibilità, abbiamo cominciato in tempi non sospetti. Nel 2002 abbiamo lanciato il nostro primo fondo sostenibile, poi abbiamo, abbiamo percorso un lungo cammino e nel 2019 abbiamo varato la nostra Global Sustainability Strategy. Ovviamente non ci fermiamo qui perché la sostenibilità guida tutte le nostre scelte e continuiamo a lavorare e a studiare, cioè studiamo molto, per mantenere il livello di eccellenza che ci ha permesso di essere leader nel, nella, nella sostenibilità. E qui non siamo autoreferenziali perché questo posizionamento di leader non lo diciamo solo noi, ma ci sono studi di, par di, di terze parti e statistiche che lo confermano. Dal lato degli investimenti alternativi disponiamo di una piattaforma di private debt real asset che rappresenta circa oggi 11 miliardi di euro e anche lì continuiamo a sviluppare nuove strategie, nuovi prodotti e siamo leader in Europa degli investimenti tematici e sostenibili. E in quest'ultimo tema, se posso fare, diciamo, un ultimo commento, certo. la, ehm, abbiamo recente, recentemente redatto un paper eh, che si intitola, e qui leggo, Allocazioni in di investimenti tematici, una logica di investimento per gli investitori istituzionali, dove tra l'altro proponiamo un modello di allocazione che guida un po' l'allocazione la, a, a queste tematiche. Riteniamo sia utile e interessante per gli investitori istituzionali. Sarà pubblicato, faccio un po' di pubblicità, sarà pubblicato prossimamente sul nostro sito. È questo cosa di pubblicità assolutamente utile, <ride> eh, quindi assolutamente. <ride> e sì. quindi vi, inviti, vi invitiamo a leggerlo. Certo, peraltro mi piace la parola logica contenuta in questo discorso, anche, e sono contenta di averlo sentito e di aver avuto la conferma, anche alla luce degli importanti passi avanti che sono stati fatti, perché insomma tutto il tema della sostenibilità, che anche noi studiamo e, insieme a voi... Eh, non è il futuro ma il presente. Quindi esatto. lei ha proprio anche parlato del fatto che già in tempi non sospetti voi sì. abbiate portato avanti il discorso. Beh, non a caso siete qui oggi con questo riconoscimento. Eh, quindi siamo solo all'inizio, però quindi mi auguro di risentirvi presto, perché anche noi dobbiamo essere sul pezzo su questi temi. Se doveste essere riselezionati per eh, il prossimo Awards, sarete ma noi ancora. Noi ce lo auguriamo. Infatti, eh, no, anche noi perché sono temi fondamentali. Noi ce l'auguriamo e noi. Diciamo, tutto quello che un po' le ho raccontato conferma il nostro impegno anche per il futuro rispetto a questa. Classe di clientela che per noi è molto importante. Beh, allora complimenti. Allora, questo glielo posso intanto dare, così lo può mostrare alla Ops, nostra telecamera. Il foglio lo lascio pure mille. andare, Ormai. tanto non Giusto? serve più. Sì. sì, lo mostriamo. Ottimo. Naturalmente, i ringraziamenti eh, vanno a lei che è stata qui con me e a tutto il suo team e al gruppo, insomma, che Certamente. deve fare tanto, tanto soprattutto lavoro. soprattutto al team. In Italia siamo nove persone che si occupano di questi Ottimo. degli investitori istituzionali. Ottimo. Grazie, Marina Gatti, è stato un piacere averla. La qui e ancora complimenti. Grazie mille. Naturalmente grazie a tutti voi per averci seguiti. Rimanete sulle fonti tv, seguiteci sulle fonti tv, buona serata.